Ok, cerchiamo di vedere i punti di nuovo, i punti base della texturizzazione con Node Editor. Questa volta però partiamo con una sfera. Quindi cancelliamo il cubo, Shift A, aggiungiamo una UV Sphere, ci accertiamo che abbia la UV Map, facciamo la Smooth, ok. E poi andiamo a metterci il materiale Cycles, eccolo qua. Andiamo sul materiale, gli mettiamo il materiale fondamentale, questo. Usiamo i nodi, ci mettiamo come colore Image Texture, apriamo dove abbiamo le nostre immagini e di queste ci concentriamo su una sola, no? Il legno. Ok, un mestiere simile lo vedete anche esattamente identico nel caso della foglia, ma qui si vede leggermente di più per il fatto che siamo di fronte a una sfera, quindi è più facile vedere le riflessioni. Ora l'abbiamo messo, ma non si vede, quindi per vederle dobbiamo fare rendered. Rendered, vedete che viene tutto scuro e su uno sfondo grigio, quindi correggiamo per cominciare lo sfondo. Andiamo qui, vedete dove c'è questa specie di world, si chiama world, gli mettiamo usa nodo, nel colore gli mettiamo sky texture. Ok, quindi abbiamo uno sfondo un pochino azzurro. C'è troppa poca luce, quindi selezioniamo la luce, la cambiamo, anziché punto facciamo sole e gli diamo usa nodi e gli diamo 5. Ok, così il nostro oggetto diventa molto ben illuminato. E su per giù qui siamo ai livelli della prima settimana, no? Adesso entriamo invece nel mondo del Node Editor. Ok, allora Node Editor come facciamo? Quindi dividiamo in due. E sulla parte di sinistra ci mettiamo il Node Editor. Clicchiamo sul nostro oggetto, cerchiamo di essere di avere la maggior quantità possibile di spazio sul Node Editor e ci avviciniamo per vedere un po' che cosa come diventa la nostra texturizzazione. Ora vedete che siamo al punto in cui la texturizzazione è un po' piatta. Ok? Quindi io direi la prima cosa che facciamo è cerchiamo di metterci le finezze della superficie, della rugosità della superficie, no? Cioè, dà l'idea che non sia pennellato il legno, ma che sia proprio inciso, quindi queste scalfitture siano proprio interne. Per far ciò dobbiamo aggiungere quello che è un bump e vediamo subito come funziona il bump. Okay? Nel bump facciamo add, un shader. E il bump dunque non è, cioè, non lo teniamo con uno shader, ma lo otteniamo attraverso quelle che sono le normali. E facciamo search, che magari facciamo prima, cerchiamo bump e abbiamo proprio un nodo che genera, vedete, le normali. E queste normali possiamo probabilmente infilarle dentro il diffuse. Però dobbiamo dargli un input. L'input può essere o una texture speciale per fare la height map che metteremo qua, oppure possiamo anche fare un trucco. Questo è proprio un trucco, uno shortcut. Cioè facciamo in modo tale che il bump venga ottenuto a partire dalla nostra immagine originale. E quindi a questo punto facciamo finta di sapere dove sono le scanalature. Vedete che già facendo così abbiamo una rugosità molto pronunciata. Questo perché in realtà è troppo forte, in realtà il legno non è così rugoso. Quindi dobbiamo andare sulla forza e gli mettiamo 0,1 oppure 0,2, insomma. Comunque un valore non troppo elevato, in modo tale da vedere la differenza. Quindi faccio vedere che se io adesso tolgo la normale, vedete che qui appare piatta, nel momento in cui rimetto la normale, adesso qui si nota poco, a meno di non mettere magari una forza,
esageriamola giusto per vederla bene, no? Esageriamola un po', vedete che adesso qui la rugosità si vede decisamente di più, teniamola così anche se non è naturale, di certo si usano valori un pochino più piccoli, ma ai fini pratici. L'effetto della rugosità comunque ha importanza perché a questo punto ci vogliamo fare i riflessi e i riflessi dipenderanno da come è rugoso, no? I riflessi oltretutto possono anche dare la sensazione di bagnato, quindi vengono spesso usati per dare anche questa sensazione. Quindi per usare i riflessi bisogna usare uno shader che si chiama Glossy. Glossy, praticamente questo, e anche questo gli diamo come input la texture originale. Ora, se noi vogliamo vedere qual è l'effetto di questa glossy originale, dovremmo metterla qua nella superficie e vediamo che lui si è conservato di fatto l'immagine originale, ma l'ha considerata come qualche cosa che riflette. Ma noi vogliamo riflettere sulla base di come la bump map, cioè di come tutte le scalfitture operano, no? E quindi vedete che qua praticamente riflette in maniera uniforme anche entrando dentro, cioè come se fosse appunto dipinto sopra, invece noi vogliamo che sia proprio lui e non solo la dipinzione. Quindi dobbiamo combinare questi due shader per farlo, anzi, oltre che combinare, dobbiamo anche mettergli la normal map anche qua. E già qua vedete che si ottiene un interessante effetto, no? Perché avendo messo la normal map lì, si vede che riflettono tutte le zone che sono proprio lungo tra l'altro qui forse a questo punto 0,5 che ho messo prima diventa troppo, mettiamo 0,2, ok? Quindi diventa un pochino più naturale, no? Ok? Quindi vedete che riflette, ma secondo la rugosità. Se noi togliessimo la normale da qua, vedete che riflette come se fosse dipinto e non va bene. Quindi mettiamo questo per inserire la rugosità, perfetto. E poi però dobbiamo comporre in modo tale da ottenere, diciamo, l'immagine vera che c'era prima. Quindi lavoriamo combinando insieme queste due immagini. E questo lo facciamo con un mixer, quindi facciamo add mix shader, prendiamo questo mixing, gli combiniamo il glossy e il nostro diffuse e otteniamo quindi la nostra, vedete, l'immagine rugosa che riflette secondo secondo quello che abbiamo detto. Bene. Ora, in realtà abbiamo visto, vedrete nelle apparenzate d'altri, che si fanno anche altri trucchi, che sono quelli sul gloss, ad esempio, si prende anche questa immagine e la si somma con un mix RGB e si mette il FAQ. Cioè si mette il fattore qua. Questo è fattibile, ma se siete già soddisfatti di questo effetto nella vostra palizzata va bene così. Okay? Ora, fine di questa parte, insomma, siamo arrivati già a un punto buono. Nella prossima parte vedremo invece come inserire il muschio. Ok, allora per inserire il muschio diciamo che dobbiamo aggiungere un'immagine, quindi duplichiamo questa, Shift D, e ci cerchiamo un'immagine di muschio. Allora, il muschio, apriamo l'immagine e noi qui abbiamo per esempio questo, il muschio. Ok, allora questo muschio se noi lo visualizzassimo, quindi qui tra l'altro per vederlo visualizzato dovremmo unire questo qua, oppure usiamo il Wrangler che ti dà la possibilità di fare Ctrl Shift Click e ci permette di vedere come verrebbe il muschio. Okay? Allora, per il momento lo otteniamo così, in realtà dovrebbe seguire poi tutti i crismi, cioè adesso qui in realtà è un pochino troppo ampio, quindi dovremmo cambiare un attimo forse la V-Map.
Ma per il momento diciamo che va bene così, no? Ci teniamo il Ctrl Shift Click, quindi partiamo con la nostra immagine e cerchiamo di sommare questa immagine a quello che abbiamo. Quindi se ci limitassimo semplicemente ad aggiungere il muschio, potremmo combinare il muschio all'immagine nostra originale, no? Vedete che l'immagine va sia qui che qua. E quindi noi potremmo fare un mix RGB, quindi facciamo esempio add search mix RGB, questo, perché vogliamo combinare ad esempio l'immagine del nostro muschio con quell'immagine che abbiamo là, e quindi volevamo fare questo discorso, cioè che praticamente invece di praticamente misceliamo queste due immagini, il muschio viene miscelato e quindi se lo misceliamo e lo mettiamo dove prima mettevamo l'immagine, vedete che abbiamo questo è il glossy, questo qui è la diffuse, vedete che abbiamo il muschio miscelato al legno in maniera omogenea. E qui viene il primo problema, perché io non voglio miscelarlo in maniera omogenea, ma voglio miscelarlo a chiazze cosiddette, quindi devo riuscire a trovare un modo per passare dall'immagine del muschio a una chiazzatura, cioè voglio mettere il muschio a chiazze. Quindi prima di tutto dobbiamo riuscire a metterlo appunto a chiazze. Quindi prendiamo semplicemente questa immagine, no? E aggiungiamo un'immagine nuova, quindi immagine texture. E prendiamo un'immagine rumorosa, noise texture. Okay? Allora, l'immagine noise texture, se la andiamo a vedere, ci genera un'immagine, Ctrl Shift Click, ci genera un'immagine a colori. Quindi da questa immagine a colori dobbiamo ottenere delle chiazze. Come facciamo a farlo? Dobbiamo aggiungerci dei nodi opportuni. E uno dei nodi che fa questo mestiere si chiama il ramp, se non vado errato, ramp. Color Ramp. Allora, questo Color Ramp praticamente cosa fa? Prende, vedete che ha preso l'immagine e poi la possiamo trasformarlo in una combinazione di due colori, nel nostro caso bianco e nero. Il nostro obiettivo è quello di ottenere delle zone nitidamente nere e delle zone nitidamente bianche. Come facciamo a ottenerlo? Semplicemente prendiamo questi due cursori, questo di sinistra e questo di destra, e li mettiamo centrati in mezzo e vedete che a questo punto abbiamo questa struttura bianca e nera dove nelle zone, adesso mi ricordo che suppongo che bianco ci finirà il muschio e nelle zone nere ci finirà il legno, no? Quindi se vogliamo cambiare queste caratteristiche possiamo, per esempio così aumentando la scala diventano più piccole le aree. Dettaglio cambierà un po' la forma e c'è la distorsione, quindi possiamo praticamente farlo in questo modo, quindi cambiando e vedendo nelle zone nere comparirà probabilmente il muschio e nelle zone bianche rimarrà il legno. Eventualmente se vogliamo mettere, ecco vedete, se spostiamo questa possiamo avere delle sbavature e in queste sbavature compariranno sia il muschio che il legno, questa è l'idea, no? E una volta che abbiamo questa cosa qua è sufficiente mettere questa uscita dentro il fattore di miscelazione con cui abbiamo miscelato le nostre due immagini e a questo punto prendiamo Ctrl Shift Click, vediamo esattamente come apparirà la nostra immagine. Vedete, abbiamo a tutti gli effetti miscelato le nostre due texture usando uno strumento, diciamo, che è il Color Ramp, che ci permette di miscelarli bene assieme. Volendo, se volessimo anche, qui dove avevamo il bump, adesso vedete che c'ha il bump dipende solo dal legno, quindi sta seguendo le venature del legno. Se volessimo fargli seguire anche le venature del muschio, dovremmo in qualche modo combinarle,
la hate anche con questa, ma diciamo che ci sentiamo soddisfatti in questo modo. Okay? Ora, il prossimo video vedremo invece una cosa ulteriore, ancora più avanzata, in cui lo faremo questa volta su un cubo, per vedere come queste cose possono essere aggiunte un ulteriore effetto, che è quello che segue gli spigoli nel nostro oggetto da renderizzare.